Amici, cari amiche, bentornati al nostro appuntamento con Coffee Break. Siamo al bar Mezzaluna in questa giornata per chiudere il giro, potremmo dire, delle consultazioni elettorali con i candidati sindaco. Ultimo appuntamento con Vincenzo Radisi. Benvenuto, avvocato, un piacere ritrovarti. Piacere mio, buona giornata. Ci siamo riusciti, tra i vari impegni della campagna elettorale, ad incontrarci per parlare, insomma, di quelle che sono le tematiche che state affrontando in questi ultimi giorni. E mi dicevi a microfoni spenti che gli ultimi giorni sono proprio quelli più difficili e devastanti, direi. Possiamo darci del tu? Ci dobbiamo dare del tu. Allora, sì, devastanti, impegnativi, però è stata una bellissima campagna elettorale. Abbiamo incontrato tantissimi concittadini, ci sono state un sacco di proposte, stiamo dialogando ancora fino per poco tempo con loro, ed è veramente entusiasmante poter contare sull'apporto dei concittadini carovignesi. Possiamo dire che la democrazia, tra virgolette, torna a Carovigno dopo una fase delicata che è stata quella del commissariamento, che ha visto la macchina amministrativa bloccata sotto alcuni punti di vista, o meglio la macchina politica più che amministrativa bloccata. Ti sarai fatto la tua idea di quello che è accaduto? Allora, per quanto riguarda il commissariamento del comune di Carovigno, sappiamo che è un atto amministrativo che è firmato dal ministro degli interni, e ovviamente io non entro nel merito del commissariamento. Sappiamo che ci sono stati 24 mesi e un periodo abbastanza buio per l'amministrazione comunale, e questo ha determinato degli influssi negativi, anche per esempio una delle tante, il fatto che per ottenere un titolo autorizzativo c'è bisogno del certificato antimafia con l'allungamento dei termini per il rilascio dei titoli autorizzativi. Quindi questo, diciamo che è stato, cioè lo shock amministrativo è stato quello più imponente per il comune di Carovigno, che dovrà ripartire proprio dal prossimo sindaco. Ti stai facendo un'idea in questi giorni, hai il supporto di diverse liste civiche. Ecco, il tuo progetto è un progetto civico che mette insieme tante professionalità, quindi ripartirai sicuramente da quello. Progetto civico voluto da me, perché io ho sempre ritenuto che l'apporto dei partiti non era interessante, è necessario per Carovigno, perché ho sempre pensato, ho creduto e credo ancora fermamente che è necessario l'apporto di tutte le persone per bene di Carovigno. Io ho la fortuna di avere con me quasi tutti gli avvocati di Carovigno, ci sono altri professionisti, ci sono imprenditori, ci sono operai, ci sono imprenditori agricoli, ci sono agronomi, quindi un progetto serio e concreto per il bene di Carovigno, e unicamente per il bene di Carovigno. Entrando invece nelle tematiche, stai girando molto il territorio in questo periodo, dalle marine alle contrade, passando per il centro storico. Hai incontrato anche tu il consorzio degli albergatori. Ecco, cosa chiedono gli imprenditori carovignesi? Allora, gli imprenditori carovignesi, come tutti i concittadini, vogliono che Carovigno ritorni il Carovigno dei bei tempi, cioè noi vogliamo che ci sia uno sviluppo economico e quindi l'incremento del turismo. Sappiamo che ci sono... Succede. Vogliamo lo sviluppo del territorio, quindi turismo, collegamento centro urbano con le marine. Noi abbiamo fatto comizi a Serranova, a Santa Sabina, zona periferiche, quindi vogliamo mettere in rete il comune di Carovigno, cioè collegare il centro storico con le marine, collegare Carovigno tutto insieme per creare quello sviluppo economico che realmente ha necessità questo paese. Tieni presente che la questione per noi non è solamente quello di ottenere i finanziamenti, ma è cercare di creare quell'indotto, quello sviluppo che necessita realmente questo paese. E poi soprattutto a Carovigno c'è la riserva marina, che ha uno sviluppo, un indotto importante anche sotto il punto di vista dell'attrattività di un turismo sostenibile. Sono d'accordissimo con te, io ho avuto modo di parlare anche con il presidente del consorzio di Torre Guaceto, abbiamo avuto un bellissimo dialogo, c'era presente anche il direttore Ciccolini. Noi riteniamo che il rapporto Torre Guaceto con il comune di Carovigno deve essere ancora più intenso, perché noi vorremmo anche, in un'ottica di collaborazione con il consorzio, sviluppare anche le produttività.
anche, anche con gli agricoltori, grazie, mettere un marchio, creare quello giusto equilibrio tra Torre Guaceta e Carovigno, che forse nell'ultimo tempo è stato un pochettino messo in disparte. Tra le attività di rilancio che bisognerà fare in questa città sicuramente c'è quello delle attività produttive, che riguarda le piccole botteghe artigiane che sono nel centro storico, i bar, i pub, insomma tutto l'indotto della ristorazione sappiamo a Carovigno essere molto forte, ma anche una zona PIP, una zona diciamo di sviluppo anche per le grandi aziende, perché a Carovigno ci sono. Hai ragione anche su questo, io ho avuto la fortuna di avere con me nelle mie liste i commercianti, è stato difficile perché? Difficile perché fino a un certo momento avevano paura di entrare in politica, quindi adesso si schierano anche loro e quindi è un principio democratico della partecipazione al voto popolare, anche mettendoci la faccia ed entrando nelle liste. Il potenziamento del centro storico, il potenziamento delle attività produttive è uno dei punti nevralgici, è uno dei punti importanti del nostro programma. Per quanto riguarda il centro storico, dobbiamo dire che già molto è stato fatto, ma noi anche in una mia intervista lì ho detto che oltre al potenziamento del centro storico per quello che è stato fatto, c'è da fare ancora altro, cioè dobbiamo cercare di avere un riordino anche del centro urbano attraverso una riqualificazione più specifica e quindi creare anche lì un indotto maggiore, perché sappiamo che le presenze turistiche sul nostro territorio sono numerosissime, circa 400.000 presenze all'anno. Bisogna anche tamponare delle problematiche che ci sono state. Vincenzo, abbiamo affrontato un problema importante, tutta Italia l'ha affrontato, tutto il mondo, parlo della pandemia, quindi ci siamo resi conto che sotto il punto di vista delle politiche sociali dobbiamo dire una frase forte, che nessuno deve rimanere indietro, quindi anche sotto questo punto di vista immagino che stai pensando al comparto delle politiche sociali come un volano di rilancio anche per le famiglie disagiate di Carovigno. Assolutamente sì, parlando anche qui con delle varie associazioni, ci sono 120 famiglie sotto la soglia di povertà e quindi dobbiamo cercare di portare anche avanti questo aspetto importantissimo, potenziando ove possibile gli uffici e creando quel collegamento con queste persone. E tra l'altro c'è un progetto, ci hanno detto, con un'associazione a cui abbiamo parlato, un progetto per cercare di aiutare queste persone disagiate e avere una giusta interazione anche con la pubblica amministrazione. Quanto è importante per l'amministrazione futura di Vincenzo Radisi il comparto della cultura e delle infrastrutture culturali? Penso al castello, penso alle torri di Carovigno, insomma al brand Carovigno. Tantissimo, abbiamo il castello, anche lì ho parlato con la dottoressa Cinti, la quale mi ha detto che nel 2022 abbiamo avuto 15.000 presenze, quindi 15.000 visitatori del castello. Dobbiamo potenziare anche questo, cercare di creare un indotto per far conoscere le nostre bellezze che abbiamo in questo stupendo paese. E soprattutto le tradizioni che conosciamo tutti, tradizioni, no? Perché anche nel nostro programma l'abbiamo inserito come punto importante quello di creare degli eventi e popolare la piazza, popolare le marine, perché parlando con la Proloco noi riteniamo che gli eventi nel territorio di Carovigno non possono essere limitati al periodo estivo, al periodo primaverile, ma cercheremo di portare gli eventi e quindi di migliorare anche da questo punto, certo, di vista il nostro paese. La fruizione 365 giorni all'anno della città di Carovigno. Vincenzo, volevo chiederti un'altra cosa, sicuramente tu, insomma, da candidato sindaco, ma anche da sindaco, ti sarai fatto una tua idea di Carovigno, di grandi opere che bisognerà realizzare. Ecco, qual è il cruccio che hai per questa città, per il rilancio? Una grande opera pubblica, cosa vorresti per la tua città? Allora, noi abbiamo già in cantiere delle opere che sono state finanziate, quindi queste devono essere realizzate. Parlo Santa Sabina, parlo della oggi, ieri, qualche giorno fa c'è stato l'inizio del rifacimento delle strade. Ci sono altri finanziamenti che devono essere presi, dobbiamo cercare di fare di tutto e il possibile per poter attrarre quanti più finanziamenti per il comune, per cercare di sviluppare anche da questo punto di vista questo paese. E quindi noi faremo il possibile, ci siamo già interfacciati con diverse associazioni, abbiamo parlato con il comitato dei tecnici, quindi stiamo cercando di avere il supporto necessario di tutti per il progresso e lo sviluppo del nostro paese. Nella vostra coalizione ci sono tante professionalità, tanti imprenditori, appunto lo dicevi nel corso di questa nostra trasmissione, c'è anche il presidente della squadra di basket che purtroppo ha dovuto
insomma, fare due campionati fuori dalle mura amiche del Pala Fernando I e quindi spostarsi in città come Ostuni, come Celje Messapica nell'ultimo caso. Immagino che la parola d'ordine dell'amministrazione di Vincenzo Radici sarà riaperture. Riapertura del palazzetto. Io colgo l'occasione per ringraziare Giuseppe Greco, che è con me uno dei miei candidati in una lista 72012. Lui si è impegnato per il basket a Carovigno, ha fatto il possibile, però sappiamo che sia il campo sportivo che il palazzetto dello sport sono stati dichiarati inagibili e quindi ci sono dei lavori che sono già iniziati per quanto riguarda il campo sportivo, ma anche per il palazzetto dello sport, e noi cerchiamo e cercheremo quanto prima di rendere agibili e fruibili queste due strutture, perché sappiamo che è il centro di aggregazione anche, certo, dei giovani, e quindi daremo, per esempio, nel palazzetto dello sport c'erano anche gli sbandieratori che esercitavano che la loro attività sulle prove per poi svolgere l'attività in tutte le parti d'Italia. Quindi per noi la riapertura del palazzetto dello sport e del campo sportivo è uno dei punti centrali e anche un punto importante, e quindi ci attiveremo quanto prima per poterli rendere fruibili. Ho parlato di sport, ho parlato di basket, ma vorrei fare i complimenti anche alla Real 5 Carovigno, che ha raggiunto dopo un anno difficile anche per loro per via del palazzetto la serie C1 di calcio a 5 di futsal, quindi in bocca al lupo anche loro, in bocca al lupo anche ovviamente a tutte le associazioni. Vincenzo, noi siamo quasi in conclusione di questo nostro coffee break veloce e intenso, perché tra un incontro e l'altro hai deciso di dedicare del tempo anche ai cittadini di Carovigno che seguono la nostra testata giornalistica. Volevo chiederti il tuo appello al voto: perché i cittadini di Carovigno devono votare per Vincenzo Radici? Guarda, ti ringrazio anche su questo, l'appello al voto. Io e la mia squadra abbiamo dimostrato di essere veramente una bellissima squadra, persone competenti, persone che stanno dando il cuore per il paese. Abbiamo un ottimissimo programma che dovremmo realizzare, e quindi noi chiediamo l'apporto e il supporto di tutti i concittadini, perché siamo convinti che possiamo fare del bene, possiamo, e con il nostro impegno e con la nostra abnegazione certamente troveremo il modo per far risollevare Carovigno e per fare il possibile per Carovigno, senza alcun interesse personale e unicamente per il bene della città. Grazie all'avvocato Vincenzo Radici, noi ci ritroveremo sicuramente a questo tavolo fra qualche giorno per commentare i primi dati elettorali. Se ci sarà il ballottaggio, vabbè, Vincenzo, ci sacrificheremo anche su quello. Ci auguriamo di no, però grazie di tutto. Credo che i cittadini ci daranno l'apporto per poter vincere al primo turno, almeno ce lo auguriamo. Grazie. E quindi ci rivedremo la settimana prossima qui dal Bar Mezzaluna. Grazie per essere stati con noi. Appuntamento alla prossima con Coffee Break. Grazie e buona giornata.